Bentornati amici e amiche carissimi a questa nuova puntata del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo. Siamo giunti, se non vado errato, alla 26esima, credo, puntata, dove oggi dovremo cominciare ad approfondire un po' il tema della santità. In questa seconda parte stiamo percorrendo appunto un itinerario di guarigione, di conversione e di liberazione. All'interno del processo di conversione abbiamo già visto, abbiamo introdotto, due puntate fa, decidersi per Gesù e per la santità. La volta scorsa abbiamo parlato del senso della vita e del progetto di vita. Oggi dobbiamo articolare un pochino, fondamentalmente rispondere a questa domanda. Dico, ok, fatto la scelta della santità, voglio diventare santo. Il senso della mia vita coinciderà appunto con questo orizzonte soprannaturale, con il percorrere una via che mi porti il più presto possibile alla perfezione per essere pronto per il cielo, perché investiamo tutto quanto sulla vita celeste. Il progetto di vita cerco di discernere, o se l'ho già trovato, cerco di santificarmi in esso. Bene, adesso andiamo a stringere. Che cosa bisogna fare per diventare santi? Che cosa bisogna fare? In parte ce lo siamo introdotto, quindi in questa, diciamo così, catechesi c'è un po' una sintesi, però anche con dei consigli molto, molto, vogliamo chiamarli pratico-operativi, senz'altro, insomma, se si vuole chiamarli così, che chi vuole certamente li potrà seguire. Allora, la santità non è una cosa che si improvvisa, non si improvvisa, né si nasce santi, ma santi si diventa. Ne si diventa santi con un giorno, ma la santità è un cammino. Non si improvvisa. Abbiamo già visto che il requisito di base è decidersi per la santità ed essere fermamente risoluti a percorrere il cammino della santità con costanza e perseveranza. Ricordo che la costanza è quella parte della virtù cardinale della fortezza che consente di superare gli ostacoli. Non è una cosa, cioè diventare santi è bello. Ma se fosse facile saremmo tutti santi. Bisogna lottare contro tante difficoltà dentro e fuori di noi. Cercheremo poi di vederne qualcuna eventualmente. E richiede anche la perseveranza, cioè la perseveranza è un'altra proprietà della fortezza che serve a superare non le difficoltà, ma l'usura del tempo. Non è che comincia a dire quattro rosari al giorno, non è che se vuoi diventare santo, sta cosa non dura una settimana e non dura neanche un mese e non dura neanche un anno, neanche due, neanche 10, sta cosa dura a vita, a meno che le circostanze poi della vita non ti facciano capire chiaramente che se uno diventa infermo e non ci sta più con la testa, certamente quattro rosari non ne dirà più. Ecco, però il grosso scoglio nel cammino di santificazione è la perseveranza. Sapeste quante anime ho conosciuto? Ho già detto che sono partite alla grande o sono anche andate, non soltanto partite, hanno camminato per un certo tempo. Dopodiché, l'usura del tempo e la fatica, perché ogni santo e benedetto giorno tenere testa, quindi rimanere tonici, rimanere allenati. Allora, dobbiamo subito pensare una cosa. Siamo reduci dalla vittoria della nazionale agli europei. Provate ad andare a parlare con un calciatore, tanto per fare un nome. Sì, gli pagano un sacco di soldi, d'accordo? Quindi sono ultraviziati e strapagati, per carità. Però fanno una vita, vagliela a chiedere, insomma, no? Cioè, una vita durissima, degli allenamenti severissimi. Un regime di alimentazione regolatissimo, periodi diciamo così di svago e di relax molto molto contenuti. Sì, quando erano finiti i calciatori, poi di fare insomma i calciatori si sfogheranno, però questo perché non diventi un campione o un giocatore ad alti livelli se tu non hai un elevato, cioè una persona che gioca a calcetto il sabato sera con gli amici non c'ha bisogno di sottoporsi a, cioè di fare un regime. Allora, qui stiamo parlando di santità. È chiaro che la santità è il tendere volontariamente alla perfezione. Che cos'è la santità? L'abbiamo già visto.
in parte, però lo ribadiamo, la santità non è semplicemente stare al di qua, cioè non vado sotto la soglia dei 10 comandamenti e vivacchio una vita più o meno tranquilla. Per carità, viva Dio, magari ci fossero in tanti che stanno così, perché questo è la piattaforma di partenza, ma è il tendere alla perfezione. Quindi è il desiderare l'esercizio delle sette virtù cristiane, le tre teologali, la fede, la speranza e la carità, e i quattro cardinali, la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza, in grado eroico, nello spirito delle beatitudini. Fede eroica, speranza eroica, carità eroica, giustizia eroica, prudenza eroica, fortezza eroica, temperanza eroica. Povertà di spirito senza condizioni. E spirito di penitenza, beati gli afflitti, senza condizioni. Mitezza e dolcezza, senza condizioni. Fame e sete della giustizia, quindi fare veramente, abbiamo visto la volta scorsa, di Dio il fine ultimo della vita, il senso della mia esistenza, senza limiti. Misericordia e opere di misericordia, senza limiti. Pace, senza limiti. Purezza di cuore senza limiti. Resistenza dinanzi alle persecuzioni, quindi capacità di soffrire per ciò in cui crediamo, per i nostri, per Gesù, per la Chiesa, per la Madonna, per i nostri ideali di santità senza limiti. Detto in due parole, è questa la santità. Oh, noi capiamo bene perché questa catechesi si inserisce dentro un percorso dove abbiamo fatto alcune tappe, abbiamo visto come stiamo ridotti, quali sono i punti di partenza, quindi i gap che ci abbiamo, per quello che abbiamo combinato, per quello che abbiamo subito, e abbiamo anche fatto una rassegna, non indifferente, sulla nostra condizione di natura decaduta. Noi abbiamo il peccato originale, che non è uno scherzo, non è un gioco. Il battesimo ci toglie il peccato originale, ma non le sue conseguenze. Quindi il cammino di santificazione appare come qualcosa di ostico e di difficile, di impegnativo. Per questo che Gesù dice nel Vangelo: sforzatevi di passare per la porta stretta, perché molti cercheranno di farlo, ma non ci riusciranno. E il grande scoglio è questo, per questo che tutti quanti, cioè, cercano altro rispetto alla santità. Perché il cammino verso la santità, ripeto, è bello, produce felicità, ma dire che è facile o che non sia impegnativo è mentire. Io questo non lo dirò mai. Certo, se uno comincia a essere innamorato parecchio di nostro Signore, l'amore rende tutto più leggero, certamente, d'accordo? Perché con l'amore si vola. Più leggero, non una passeggiata, però insomma, perché si tratta di tante cose. Allora, dentro questo orizzonte, allora, che cosa bisogna fare se uno vuole diventare santo? È chiaro che Gesù nel Vangelo ci ha detto una cosa molto molto semplice, oggetto anche della meditazione sulla Divina Volontà di questa mattina. Senza di lui non possiamo fare nulla, nulla. Con lui niente è impossibile per chi crede. Nulla vi sarà difficile, nulla vi sarà. Chi crede in me compirà le opere che io compio, anzi ne farà di più grande perché io vado al Padre. Allora, detto in altre parole, la prima cosa che occorre per il cammino verso la santità è fare il pieno di grazia santificante. Attenzione. Questa è una cosa necessaria anche se non sufficiente, però è necessaria. Quindi è evidente che no, se uno si orizzonta su una ricezione della grazia comune, ordinaria o a livelli abbastanza bassi, non può percorrere il cammino verso la santità. Potrà aspirare a diventare un bravo cristiano, che viva Dio, ce ne fossero. Potrà aspirare a diventare un giusto. Che viva Dio ce ne fossero, ma un santo in senso stretto difficile, perché grande santità richiede grande virtù e grande virtù
Non è solo cosa che dipende dal nostro impegno e dai nostri sforzi, ci vogliono anche quelli, come vedremo. Ma se non c'hai una grande grazia, tu non ce la farai mai. Perché la Madonna dovunque appare, anche per chi non crede alle apparizioni non riconosciute, ma tanto da Madonna c'è sempre le stesse cose, sta sempre a dire pregate, 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 pregate. Cioè, c'è questo ritornello che con pregate non si intende soltanto, lo vedremo forse già stasera, recitare preghiere, no? Ma pregare significa. La preghiera, se non per il catechismo, è insieme ai sacramenti il mezzo che ci consente di ricevere e accrescere la grazia che abbiamo. Chiaro che una persona che aspira alla santità non può fermarsi ad un livello di ricezione ordinaria dei sacramenti. Ora, una premessa per fare in modo che non cadiamo nelle solite cose che poi le persone, anziché trarre giovamento da una catechesi come questa, si vanno a mettere da soli in croce. Ecco. Ho detto anche nell'omelia di questa sera che purtroppo c'è sempre un piccolo grande problema, diverse circostanze, credo di averlo accennato anche in questo ciclo di catechesi, che qui quid recipitur ad modum continentis, cioè qualunque informazione viene ricevuta a seconda di come è fatto il contenitore. Se il contenitore purtroppo filtra attraverso alcuni, diciamo così, propri schemi mentali un'informazione o la percepisce in senso distorto, è quell'informazione che di per sé non parte, o quantomeno non è intenzione di chi la fa partire, farla partire in maniera distorta, ma viene recepita come tale, anziché fare bene, produce male. E cioè, nell'uso dei mezzi di santificazione, così come nel cammino della santità, una persona non ci sono delle regole assolute. Fa quello che le circostanze concrete gli consentono di fare. Quando si dice che bisogna pregare molto, il pregare molto di una persona laica, ancora di più se sposata e con figli, non è la stessa cosa del pregare molto di un prete o ancora di un monaco o di una suora o di una persona che è laica e che non ha voluto sposarsi perché sente di non avere la vocazione al matrimonio, ma sente di avere la vocazione alla santità e quindi vuole santificarsi e non ha tutte quante le limitazioni oggettive, proprio anche a livello di tempo, terra terra, che ti impone la cura familiare. Perché qualunque percorso di santità, questo l'abbiamo già premesso nella volta scorsa, deve portarti a santificarti nello stato di vita in cui stai, non fuori. Io consiglierò qualche pia lettura. Rimane sempre attuale l'immortale capolavoro della santificazione, per esempio, delle persone che vivono nel mondo, che è la Filotea di San Francesco di Sales. A mio avviso, un laico che vuole santificarsi, per quanto quella sia un'opera del XVII secolo, è da leggere, perché è oltre, è proprio un concentrato di sapienza e di indicazioni anche pratico-operative fondamentali per chi desidera santificarsi. Francesco di Sales è stato un grandissimo vescovo, un grandissimo direttore spirituale, un grandissimo conoscitore dell'animo umano. Un altro testo, ovviamente anche quello ce l'abbiamo qui a disposizione, un po' più impegnativo, perché sono circa 1.000 pagine, ce l'ho qui davanti a me, La teologia della perfezione cristiana di Antonio Royo Marin. Questo è un testo, è un classico proprio della spiritualità e dell'ascetica, che è una perla assoluta. È un testo impegnativo, certamente. Ecco, però per chi desiderasse approfondire, credo che sia mio compito anche attrezzare. Diciamo che queste due cose sono dei classici, diciamo così, della spiritualità e di chi desidera in qualche modo aspirare alla santità. Quindi, allora, quando si dice fare il pieno di grazia, cominciamo adesso a scendere in particolare. La prima cosa sono i sacramenti. Allora, i sacramenti devono essere vissuti anzitutto bene. E poi con la maggiore frequenza concretamente, sottolineo concretamente, possibile. Quale sarebbe l'ideale? L'ideale sarebbe il massimo nell'ordinarietà dei casi, perché poi alcuni santi sono andati anche oltre, ma l'oltre di questo
non lo prendiamo in considerazione, d'accordo? Perché sono cose del tutto eccezionali. La confessione ogni 8 giorni, però ben fatta, e la Santa Messa e la comunione ogni giorno, però ben vissute, ben preparate e ben celebrate. Per un cammino che voglia aspirare alla santità, questo è necessario. Prevengo subito le obiezioni. Ci possono essere delle persone che, per circostanze di luogo, di orari, di posizione, che ne so, una persona c'è un'attività che c'ha un negozio, sta in negozio dalle 8 all'1 e poi dalle 4 alle 8. Al paese suo non c'è nessuna messa che comincia alle 7 la mattina e quindi è proprio impossibilità di andare a messa tutti i giorni. Qui entra in ballo una cosa importante, che è la nostra coscienza. Cioè, Dio, se una cosa non la puoi fare, ti concede la grazia che riceveresti da quell'azione semplicemente in base al desiderio di farla. Questo mettiamocelo bene in testa. Attenzione però, l'impossibilità di fare una cosa non significa che quella cosa potrebbe farsi con un sacrificio piccolo, medio o grande. Magari non tutti i giorni, però 2 volte a settimana, non si sa. Allora, vedete che non esistono regole assolute, cioè le regole sono sempre ordinarie, nel senso che poi vanno circostanziate. Per questo anticipo una cosa di cui dovrei parlare dopo, no? Trovarsi un buon direttore spirituale, è utile per chi aspira alla santità, purché sia un buon direttore spirituale. Credo forse abbia accennato, dirò qualcosa adesso. Perché la direzione spirituale in senso stretto, a quanto, sembra essersi, diciamo così, abbastanza ben compreso nel corso del tempo, è, diciamo così, necessaria, se non strettamente raccomandabile, in 3 casi. 3. 1. Il discernimento vocazionale. 2. La presenza di presunti fenomeni mistici straordinari, sia che riguardino la persona, sia ancora di più quando questi supposti fenomeni mistici, che ne so, riguardino messaggi o cose che coinvolgono anche terzi. In tal caso, come ben sapete, credo ci pensa la Chiesa stessa, insomma, a mettere qualcuno che dia un'occhiata a questa cosa ecco. Terzo caso, quando una persona vuole diventare santa, però vuole diventare santa, non è andata a far perdere tempo a fare spirituale, vuole diventare santa. E quale aiuto gli dà? Per esempio, una persona ha un problema reale, dice: padre, io per esempio non c'è proprio la possibilità di andare a messa tutti i giorni, che devo fare? No, non ce l'ho. Ah, ne parla insieme, perché poi nel dialogo ci vediamo. Questa è proprio un'impossibilità oggettiva? Va bene. Potresti fare qualche sacrificio? Pensaci, d'accordo? Magari c'è la possibilità qualche volta di andare dal parroco e di chiedere cosa possibile, non potendo andare a messa, che ti faccia fare la comunione fuori della messa, per esempio. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che, perché il direttore spirituale serve a aiutare la persona a fare discernimento nel caso concreto. Ho queste necessità, ho questi problemi, ho queste situazioni familiari, cioè come mi regolo, come gestisco questa cosa? È qui che entra l'aiuto che può offrire una persona messa bene. Allora, la messa e la comunione quotidiana vanno fatte ove possibile, bene però. Bene significa che prima della Santa Messa e della Comunione occorre una preparazione e dopo la Messa e la Comunione, l'ho già detto, occorre un tempo di ringraziamento. Anche qui, dato che dobbiamo scendere nel concreto, quanto, punto interrogativo, quanto ti è possibile?
Parere personale, se ti fosse possibile, però questo, cioè, capite che a chi sarà possibile, non lo so. L'ideale sarebbe un'ora di preparazione, un'ora di messa e un'ora di ringraziamento. Lo stretto è indispensabile, e questo però bisognerebbe cercare di esserci, cercare la messa un quarto d'ora prima almeno e cerca di fermarti dopo la messa almeno per un quarto d'ora di ringraziamento. Questo è necessario, a mio modestissimo avviso, perché è impossibile che tu entri in chiesa, che la messa, che il prete sta per uscire, tu stai con la testa per aria, cioè ci vuole un attimo, un tempo in cui uno prega un po', stacca la spina, si dispone. È vero che all'inizio della messa c'è l'atto penitenziale che, diciamo, avrebbe il compito di farci staccare un po' la spina, no? Tra il profano e il momento sacro che ci avviamo a vivere. Però questo perché? Perché si possono trarre frutti di santificazione da questa, che è la cosa più grande che esiste in assoluto. La messa, cioè l'impegno per la messa, per uno che vuole diventare santo, deve essere la prima cosa da attenzionare, se mi si passa il termine. Ho immediatamente però vicina è il sacramento della confessione. Prevengo già le obiezioni di qualcuno, quelli che credono a Međugorje, io ripeto quello che ha detto l'allenatore della nazionale Mancini, rispetto profondamente chi non ci crede, d'accordo? Io personalmente ci credo e comunque condivido al 100% le indicazioni fatte dalla Madonna. Tutti pensano che a Međugorje la Madonna parli della confessione mensile ed è vero, ma la Madonna, quando parlava della confessione mensile, ha specificato, ci sono i messaggi, e io ce li ho, insomma, basta andare a cercare, che per coloro che desiderano fare un cammino più serio di santificazione, consiglio la confessione ogni 8 giorni. Se è la Madonna, non può dire nient'altro che questo, perché la confessione ogni 8 giorni è stata la regola d'oro seguita per centinaia di anni, insomma, nella teologia spirituale e nell'ascetica. D'accordo? Quindi, grandi direttori di spirito, uno fra tutti è Padre Pio, su questo non transigevano. Cioè, la comunione si fa entro gli 8, la confessione si fa entro gli 8 giorni. Se una volta per qualche circostanza particolare, straordinaria, ne passano 9, ne passano 10, non c'è il finimondo. Specifichiamo sempre queste cose perché se no, però, una volta so poche e due so troppe. Perché ci vuole sempre discernimento. Adesso, qui, già da queste cose che sto dicendo, bisogna entrare in un orizzonte. Non si diventa santi se non ci si dà un piano di vita, detto proprio in parole povere, un ordine delle cose a cui stiamo. Certamente, siccome noi viviamo nel mondo e non viviamo in un monastero, cioè ci sono tutta quanta una serie di variabili incontrollabili, ecco perché è difficile, specialmente fuori di un ambiente non protetto, come un monastero o un convento, cioè darsi questa forma di vita, per cui ci vuole una flessibilità. Però dobbiamo anche capire che le nostre passioni ci remano contro e il diavolo non sta a guardare te che adesso dice, mo se messo diventa santo, vai, tranquillo, perdo un'anima per sempre, corro pure il pericolo che questo condiziona qualcun altro, si porta appresso qualcun altro e lascialo fare. Il diavolo non starà a guardare, capito? Quindi un po' di nemici ce l'abbiamo dentro noi stessi perché siamo pigri, siamo accidiosi. Poi la confessione è la cosa da cui scappiamo in primis: o non farla o farla malamente, perché è il sacramento, a mio avviso, più difficile. Oggi si confessano pochi, si confessano bene proprio pochissimi. Pochissimi sanno usare bene questo sacramento, eppure questo sacramento, l'uso di questo sacramento, dipende per il 90% da penitente, perché gli atti, quasi tutti gli atti del sacramento della penitenza, cioè l'esame di coscienza che quasi nessuno fa e pochi fanno bene, l'accusa dei peccati fatta bene anche qualora non ci siano grandi peccati, imparare a confessare, come dice la Madonna, perché creda a Međugorje, anche le più piccole colpe, perché di ciascuno di esse soffrire davanti a Dio. Però senza neanche scadere, perché io ho l'esperienza insomma accumulata, cioè la confessione non può diventare, e questo è tipico delle anime scrupolose, che
che ti vanno a sparare, a spiattellare un elenco interminabile, 10 minuti di tutte le imperfezioni possibili e immaginabili a macchinetta, ma si capisce benissimo che non è una cosa fatta bene, d'accordo? Perché è figlia, come dire, di uno scrupolo perfezionistico che non c'ha niente a che fare con la tendenza alla santificazione. Questo un confessore lo capisce benissimo. Quindi confessarsi bene non è necessariamente andare a, come dire, a scarraschiare, insomma, andare a vedere i capelli, d'accordo? Per chi ce l'ha. Ma è entrare in questo dialogo dove nella coscienza che impara a presentare e a mettere la propria vita davanti al Signore, certamente, mano a mano che cresce, avverte anche delle piccole cose, cioè come uno si confessa, dice molto sul suo grado di santificazione. Cosa dice, come lo dice, sotto tanti punti di vista. Se usa il verbo in prima persona, se dice io ho fatto, d'accordo, oppure capita, oppure comincia a gironzolare, cioè per dire una cosa se va a fare 34, 67.000 giri. Poi, cioè, la confessione ideale dovrebbe essere umilissima, dovrebbe essere nuda, dice San Tommaso, nuda e contrita. Cioè, i santi confessavano anche le più piccole imperfezioni con dolore sincero. L'imperfezione è sempre un'imperfezione, ma portandosi proprio quel dolore, quella mortificazione, quell'esercizio autentico dell'umiltà e del Signore mio, vedi? Vedi purtroppo io chi sono, vedi come sono ridotto. Ahimè, a causa del peccato originale, ti porto queste erbacce. Io non te le vorrei portare, però purtroppo ci stanno. E le dico con la massima, ecco, con la massima schiettezza, certamente con tanta vergogna, con tanto dispiacere, ma le dico. Il sacramento più difficile, a mio avviso, uno dei più santificanti. Se una persona imparasse a usare bene il sacramento della confessione, farebbe, cioè, vedremo che nel cammino di santificazione è presente anche la penitenza, parola che oggi sembra una parolaccia, che se tu la pronunci dice ancora sta a parlare di penitenza. Stiamo nel Medioevo. La penitenza se ne parla e come? Perché la Madonna ne parla nelle apparizioni riconosciute, autentiche, d'accordo? Guarda Lourdes, guarda Fatima, eccetera, eccetera. Ma la penitenza, che è anche una virtù, che è appunto la capacità di dire di no non solo al peccato e al male, ma anche a qualche cosa che è lecita per amore di Dio. Rinunciare a un piacere o procurarsi, in maniera evidentemente un grano salis, equilibrata, discreta, ecco, qualche piccola sofferenza, digiunare, procurarsi per esempio una piccola sofferenza, d'accordo? Ma anche qui il digiuno, padre spirituale, perché si dice che queste cose devono essere chieste a padre spirituale? Non è semplicemente perché devi mettere sotto l'obbedienza, le carità, l'obbedienza c'è un grande valore, ma è perché uno deve capire le circostanze concrete, come digiunare, quando digiunare, quanto digiunare, cosa vuoi fare, com'è il tuo stato di salute, come reagisci, come stai nel lavoro, no? Anche una persona che non è buona a fare digiuno deve imparare, il padre spirituale lo insegna, se è degno di questo nome. Ci sono vari modi di digiunare, quelli che credono a Medjugorje conoscono il digiuno a pane e acqua, per esempio. Beh, ma anche quello, come si fa? Punto interrogativo. Allora, ma la penitenza, prima che virtù, ha un luogo di esercizio che è il sacramento che si chiama della penitenza, cioè mettiamoci in testa una cosa, confessarsi è una penitenza. Perché se si confessa poco? Perché deve fare penitenza e non c'ha voglia nessuno. Capito? O andare a trattare il sacramento come questo, di ridurlo alla chiacchierata, oppure andare a dire quattro cose, di dire, vanno a prendere la soluzione, ora devo dire che ho detto qualche pettegolezzo, ma tanto insomma, manco se l'ho detto.
fatto qualche atto di superbia, ma questa è una cosa vaga e indeterminata, no? Che mi sono distratto qualche volta a messa e è finita la confessione. Cioè, poi, capite, un prete, io sto parlando così, facendo esempi generali, nessuno c'è, cioè vede quello che c'è dentro un cuore, quindi nessuno può giudicare la singola persona, no? Però la percezione si ha se c'è una partecipazione, insomma, al sacramento, si è celebrato bene oppure no. Ma questo poi non è perché una persona deve andare a fare bella figura davanti al confessore, d'accordo? Come le persone che ci hanno pure confessato al parroco perché li conosce, quindi chi lo sa che pensa il parroco? Il parroco non pensa a niente, non pensa, d'accordo? Il parroco non c'ha niente a cui pensare. Il parroco è un ministro che amministra i sacramenti e quando amministra i sacramenti in senso stretto, questo sacramento in particolare, come dire, è proprio un ministro sacro, quindi osserva le regole di questo sacramento, ossia che la confessione comincia quando faccio il segno della croce, finisce quando ho dato l'assoluzione e quando è finita quella cosa è completamente dimenticata. Cioè, io almeno non la ricordo più, non so neanche che c'è stata, insomma, no? Quindi la confessione va curata bene. Quando le confessioni cominciano ad essere diradate nel tempo, e fatte tanto per farlo, cucchiando sempre le stesse cose, perché cioè le cose abbastanza ovvie, il tasso di santificazione di quella confessione, attenzione, voi sapete che nei sacramenti c'è sempre una grazia che circola dal punto di vista oggettivo, però la Chiesa stessa parla dei frutti del sacramento, cioè non è la stessa cosa celebrare bene un sacramento, prepararlo bene, viverlo con amore, con devozione, al massimo di come uno può e sa, oppure farlo in maniera trasandata, sciagurata, scellerata. Cioè, è chiaro che se tu mi dici la messa di Padre Pio è la stessa cosa della messa di un sacerdote che ha commesso peccato mortale prima della messa, è uguale? La risposta è sì e no. Sì, perché è la stessa identica messa. Da un punto di vista di validità giuridica e sacramentale in senso stretto non c'è nessuna differenza. Perché quello che il sacerdote in senso stretto fa durante la messa non dipende da lui, perché consacrare non è un atto che il sacerdote fa in quanto essere umano, ma è un atto che il sacerdote fa in forza del sacramento dell'ordine che ha ricevuto e perché Cristo lo fa attraverso di lui. Quindi le condizioni soggettive sono proprio zero. Ecco perché la Chiesa dice che i sacramenti operano ex opere operato. Ma mi santificherà di più una messa celebrata da Padre Pio o una messa celebrata da un sacerdote che prima di andare a messa ha fatto peccato mortale, di celebrare ha fatto peccato mortale? Questa è una domanda retorica. Non si tratta di validità, ma si tratta, la Chiesa dice, di frutti del sacramento. Se io vado a confessare tanto per confessarmi e comunque accucchio, cioè dico due cose che sono comunque materia tale da ricevere un'assoluzione. È chiaro che io una grazia la ricevo, non è che non la ricevo dalla confessione, ma è poca. Se io celebro una confessione ben preparata, esame di coscienza fatto bene, magari anche quotidiano o quantomeno prima della confessione, e con un pentimento questo non si vede, cioè c'è l'atto liturgico del dire l'atto di dolore. Ma quello dovrebbe essere l'espressione di un dolore che tu hai già espresso nel cuore davanti al Signore per la tua miseria e che il Signore lo vede, lo conosce, d'accordo? E la confessione è anche proprio l'accusa dei peccati fatta bene. Ripeto, bene non significa, cioè non si può fare una confessione generale con 40 fogli protocolli tutti quanti scritti, non occorre, cioè non è raccontare in ogni minimo dettaglio, cioè, la confessione generale va fatta bene, potrebbe durare anche 10 minuti se una persona la preparasse molto molto bene e senza troppi peli sulla lingua dicesse i peccati mortali fluidamente. Padre, io ho bestemmiato per una decina d'anni con una larga frequenza, ero un bestemmiatore. Basta, già hai scoperto il secondo comandamento. Ho commesso atti impuri solitari in maniera assai frequente, forse compulsiva,
per 10 anni. Quanto ci vuole a dirlo? 5 secondi. È chiaro che se uno comincia a fare tutti quanti i giri, ma fare tutti quanti i giri con gli artifici, già la confessione più nuda è, cioè ci vergogniamo noi quando ci spogliamo, cioè, è chiaro, o meglio, oggi purtroppo non è tanto chiaro perché la gente va in giro nuda senza nessuna vergogna, quindi non è manco più un buon esempio questo qui. Però se fossimo persone normali, una persona quando sta in giro nuda, specialmente le signorine, dovrebbero vergognarsi. Oggi si vergognano poco, però bisognerebbe vergognarsi, d'accordo? Ancora di più quando uno sta in chiesa, quindi uno dovrebbe avere grande vergogna quando si confessa. E va bene, cioè, quella è una vergogna santa, d'accordo? Quello è un mettersi a nudo nell'anima, mentre mettere a nudo il corpo è peccato mortale, non veniale, mortale sicuramente. Mettere a nudo l'anima, non è nessun peccato, è un atto di grandissima virtù. Cioè, spogliare il corpo è peccato mortale, spogliare l'anima è un atto di una santificazione. Anzi, più ti spogli, meglio è. Cioè, se arrivi proprio al nudo integrale, mi si perdoni la metafora un po' ardita, un po' spinta, meglio ancora. Ecco, capito? Non so se. Ecco, prova a pensare alle nostre confessioni. Quanto mi sono spogliato? Cioè. In confessione non bisogna essere come le donne del 1800 che erano ultra bottonate. No, nelle confessioni bisogna interpretare in senso spirituale la cultura attuale, quindi zero, ok? Mi si perdoni l'esempio un po' così, diciamo un po' goliardico, ecco, per andare a sdrammatizzare delle situazioni che veramente ci sarebbe da piangere lacrime di sangue, insomma, per quello che si vede in giro, no? Ecco, però, ecco. Applicato allo spirito, più nuda è meglio è. Quindi queste sono le due basi imprescindibili. L'altra base imprescindibile è la preghiera in senso ampio. La preghiera in senso ampio che non è soltanto la preghiera vocale, certamente la preghiera vocale è una base fondamentale. Io di queste cose si trovano online Ciclica dei Casi dove le ho oltre approfondite. Questa non posso evidentemente qui fare una catechesi sulla carestia, una sola confessione, una sola preghiera vocale, una sola meditazione, una sola preghiera profonda, una sola contemplativa, se no questo ciclo di catechesi va avanti fino al giudizio universale, insomma, no? Quindi qui faccio una sintesi, d'accordo? Chi vuole approfondire online, tra podcast e video, troverà una montagna di roba su questi argomenti, perché io ho sempre parlato di queste cose. Allora, la preghiera vocale è importantissima. La preghiera vocale va fatta standoci con la testa. Si comincia dalla preghiera del mattino e della sera e poi si prosegue prima dei pasti, dopo i pasti. La prima cosa da imparare, a mio avviso, a dire bene, con regolarità e con gradualità, è il Santo Rosario. Santo Rosario è la preghiera vocale più santificante che esista. Non è una preghiera liturgica, ma la Madonna e pure i diavoli durante gli esorcismi la mettono al secondo posto solo dopo la Santa Messa, per quanto riguarda le grazie che procura. Perché nel rosario c'è il Padre nostro, cioè noi quando preghiamo, se dicessimo bene il Padre nostro, abbiamo detto tutto. C'è il Padre nostro e c'è il ricorso alla Madonna per ottenere tutte quante le grazie che sono necessarie a noi. Prega per noi peccatori adesso e all'ora della nostra morte. Ecco perché la preghiera è così importante. Quando il rosario si recita bene, con il rosario si comincia anche ad essere introdotti in quell'altra importantissima modalità di preghiera necessaria per diventare santi, eh? Non necessaria alle persone comuni, ma per diventare santi si chiama meditazione. Il rosario meditato, lo scorrere dei misteri, quindi il capire i misteri della nostra salvezza. Allora, a fianco alla preghiera vocale c'è la preghiera mentale o meditazione. Cosa significa? Significa mettersi in ascolto di un testo spirituale, ovviamente la Sacra Scrittura viene al primo posto come oggetto di scelta per chi è in grado però di meditare con la Sacra Scrittura, altrimenti dei testi di spiritualità. Per esempio, la Filotea è un testo da meditare, non soltanto da leggere come con un romanzo, specialmente nelle primissime parti. L'imitazione di Cristo, i libri di cielo della Piccarreta per chi piace questo argomento,
tantissimi volumi di Sant'Alfonso, gli scritti di San José María Escrivá, che sono stati pensati proprio per dare dei punti quotidiani di meditazione, Cammino, Solco e Forgia, sono tantissimi i testi per la meditazione. La meditazione si fa appunto mettendosi alla presenza di Dio, chiedendo perdono, al segno di croce, invocando lo Spirito Santo, dedicando un tempo alla lettura molto attenta di un testo e poi facendoci sopra una riflessione tua, personale, che ti dice a te quella cosa, quali anzitutto pensieri ti suscita, quali considerazioni ti suscita e poi quali effetti ti muove e poi cosa hai imparato da quel testo, come lo metteremo in pratica, il proposito che si fa al termine della meditazione. Chi vuole diventare santo deve trovare, se possibile anche qui, una parte della giornata, un momento, vedete. Per esempio, la Madonna Medjugorje anche qui va proprio al minimo indispensabile. Dice: leggete per 15 minuti al giorno la Sacra Scrittura. Sta introducendo le persone di fatto alla meditazione. Anche qui l'ideale sarebbe mezz'ora. È chiaro che nei conventi e nei monasteri fanno un'ora di meditazione, in alcuni pure una la mattina e una la sera. Ma capite, questa è una roba per noi. Anche qui almeno un quarto d'ora. I maestri di spirito hanno detto: per diventare santo non si diventa santi senza orazione mentale. Il terzo step, l'abbiamo già visto per i percorsi di guarigione, è imparare a pregare col cuore, la preghiera profonda fatta cuore a cuore con Gesù. Questo chi, per esempio, si abitua a fare un buon ringraziamento dopo la comunione, io gli suggerisco: eserciti in quel momento la preghiera profonda. C'hai Gesù nel cuore, ti riuscirà facilissimo, d'accordo? È facilissimo concentrarsi quando Gesù è nel cuore, è facilissimo far uscire fuori i nostri affetti, è facilissimo entrare in comunicazione diretta con Lui, parlargli liberamente di noi, lodarlo, benedirlo, cioè dare sfogo al nostro cuore. È quella forma di preghiera affettiva che introduce la contemplazione e che poi da qui può anche portare molto lontano, anche alle esperienze straordinarie, di cui però evidentemente in questo ciclo di catechesi non parliamo. Ora, fatto questo pieno di grazia in questi modi che ho detto, non abbiamo però ancora finito, evidentemente, perché il cammino di santificazione consiste anche. Tutta questa grazia che fai, a che cosa ti serve? A metterla in atto. Cioè, devi camminare piano piano, anche qui aiuta la direzione spirituale, ma è difficile farsela fare bene, molto difficile. E devi riformare te stesso, devi correggere i vizi, devi correggere le imperfezioni, devi togliere le erbacce, devi fortificare le virtù in cui sei debole. Devi acquisire quelle che ti mancano. Devi, abbiamo visto, i temperamenti, vi ricordate quando abbiamo parlato dei temperamenti? E ogni temperamento ha i suoi punti forti e i suoi punti deboli. Allora, un collerico, attraverso il lavoro ascetico su se stesso, un collerico sappiamo bene che è iracondo ed è superbo, ma con l'ira e con la superbia non si diventa santi. Magari, come dire, il collerico non diventerà, non è detto, un campione di umiltà o di mitezza, anche se, per esempio, ci sono dei grandi santi, San Francesco di Sal, per esempio, è passato alla storia come il santo della dolcezza, ma lui si definisce un temperamento collerico. Solo che confessa candidamente che per imparare a dominare la passione dell'ira e diventare l'uomo più dolce del mondo, ha dovuto tribolare niente poco di meno che 22 anni. Capito perché ho detto per grazia, costanza e perseveranza? 22 anni. Voi sapete quante persone si rivolgono ai preti che vogliono o al direttore spirituale che vogliono la ricetta. Ah, padre, come faccio a non essere più iracondo? Dice: io che te devo dire? Ci aspetti che ti dico: ci sta questa tecnica particolare. Guarda, se metti in pratica, fai queste cose strane, dall'oggi al domani, puffete. No, io almeno non le conosco. Non solo che non le conosco io, non mi sembra che in giro se ne sia mai parlato, no? Sono come quelli che
C'hanno 20 kg in più. Apri internet, tappare il riquadretto, 7 kg in 7 giorni. Ci fecero pure un film comico con: se prendi questa medicina, ma queste erbe, queste cose così, perderai 7 kg in 7 giorni. Ma devi fare la dieta, devi perdere 7 kg, devi fare la dieta, devi andare a palestra, devi fare un po' di esercizio fisico, d'accordo? Cioè, non esiste che tu con una settimana, cioè, diventi così. Vabbè, ma adesso vanno a fare le operazioni, te levano il grasso, ma queste cose non ci stanno per lo spirito, capite? Devi camminare. Il processo di santificazione, il percorso ascetico. E qui entra in ballo anche l'esame di coscienza, l'esame particolare, qui tu prendi di petto un vizio e cominci a vedere progressi e regressi su quel vizio, e se tu sei capace, perché sapete quanta gente cerca il direttore spirituale, quale esperienza che mia madre diceva: c'è chi cerca lavoro e prega a Dio di non trovarlo, d'accordo? Io devo dire, insomma, con questa materia della confessione spirituale, se fosse fatta bene, sarebbe una cosa bella e importante, posso dire oggi. E i sacerdoti dovrebbero attrezzarsi per questo, perché molte anime potrebbero giungere alla perfezione e gli manca chi le aiuta. Questo è un dubbio. Detto questo, però, devo anche dire che molte anime che cercano il confessore o il direttore spirituale non cercano il direttore spirituale o il confessore, cercano altro. E con altro non intendo, almeno queste sono cose che, per grazia di Dio, con me proprio non mi hanno mai riguardato. Altro non intendo necessariamente altro di un certo tipo, vi può capire, capisca. Altro intendo dire fenomeni di dipendenza psicologica, fenomeni di idolatria, fenomeni di deresponsabilizzazione della persona, di ricerche di obbedienze, come dire, continue. Io nei prossimi giorni posterò un tweet, lo anticipo, che è una frase del Cardinal Newman, grande Cardinal Newman. Cardinal Newman è stato un grande teorizzatore dell'importanza e del primato della coscienza, di cui, per la verità, il primo grande teorizzatore è stato San Tommaso d'Aquino. E c'è una sua frase che adesso la citerò alla lettera, nel tweet, quindi con tanto di virgolette e di riferimento, che dice: l'obbedienza assoluta, punto interrogativo, il Papa e la Regina non me la possono chiedere l'obbedienza assoluta, e se me la chiedessero, io non gliela darei. L'obbedienza assoluta, attenzione, scriverò nel tweet che questa frase deve essere ben interpretata e non strumentalizzata, ma di per sé non fa una piega. Cioè, tu devi obbedire a Dio, noi dobbiamo obbedire tutti quanti a Dio. Tutte quante le forme di autorità, quelle religiose, quelle civili, e anche la figura del direttore spirituale, del confessore, a cui sei tu che conferisci un'autorità, perché quello te lo scegli, d'accordo? Vanno obbedite, certamente, ma vanno obbedite in quanto rappresentanti dell'Altissimo, quindi con un'obbedienza in quanto tu stai operando, che ha dei limiti, non è assoluta. Cioè, non ci si può blindare dietro l'obbedienza, come fu fatto nel corso della storia. Cioè, un dittatore dà l'ordine di fare un genocidio, dice: ah, ma io ho obbedito al dittatore. Cioè, mica sono andato a ammazzare io la gente, quello mi ha detto: stermina tutti quanti, ho preso la pistola e li ho sterminati. Ma tu questo non... cioè, tutti quanti capiamo che una cosa di questo genere non giustifica, no? La direzione spirituale fatta bene potrebbe aiutare, ed è un mezzo suggerito per chi tende alla santità. Però tu sei capace, per esempio, l'arte del direttore spirituale, per esempio, guardate, questo quasi nessuno, io forse... Guardate, forse non ho trovato nessuno, se non proprio sulla punta cioè, una persona che ti guarda dal di fuori. Vi ricordate gli esempi sull'io cieco, no? Ce le siamo dette queste cose. Tu alcune cose di te non le vedi, non le vedi. Allora, certo, il direttore spirituale ha una vista limitata, perché ci vorrebbe una persona che ti vede anche fuori contesto, quindi che ti vive vicino. Vi dico, quando due sacerdoti vivono insieme, io ho avuto questa grazia, è una benedizione. Perché se
hanno il cuore aperto, vedendosi nelle situazioni concrete, si possono dare un aiuto enorme. Se fanno quel bel gioco, che un amico è un amico, quando ti dice la verità, attenzione, ma la verità non è che ti dice, oh, guarda che hai fatto, ma con una bontà, con una delicatezza che non finisce mai, però te la dice perché ti vuole bene, perché ti aiuta a individuare un difetto e a combatterlo e a liberartelo. Un direttore spirituale ha una visione limitata, certo, se c'è un pochino di esperienza, pur non stando a contatto con la persona, ascoltandola, studiandosela, vedendo i particolari di vario genere, è in grado di farsi un'idea. E quindi gradualmente sarebbe in grado di cominciare a instradarla verso la conoscenza di sé, non dirle tu sei così, ma aiutarla a farcela arrivare, ma quanto mai? Cioè, le persone, abbiamo visto i meccanismi di difesa, attenzione che ho detto che seguite bene le catechesi precedenti perché dopo ritornano tutti i meccanismi di difesa in questo ambito, escono fuori tutti quanti, nessuno escluso. E se tu ti difendi, quindi se tu percepisci una persona che ti vuole aiutare come un tuo nemico, come uno che ti sta torturando o che non ti capisce o che ti sta giudicando, cose di questo genere, non serve a niente, capite? Ecco perché purtroppo la direzione spirituale, che sarebbe una cosa bella, molte volte o non viene fatta bene o non viene ricevuta bene, per cui viene resa sterile da una cosa, cominciamo a familiarizzarsi, che si chiama volontà umana. Quando c'è questa è la distruttrice di tutto il bene possibile e immaginabile. Rende vano tutto, perfino la croce di Cristo, scrive San Paolo. Tanto è vero che esiste l'inferno, purtroppo, non certo perché Dio lo voglia, ma perché lo vogliamo noi attraverso queste cose. Quindi c'è un processo continuo di lavoro su se stessi e che va verificato. Certamente, dentro questo orizzonte, se si cammina, poi c'è un altro mezzo importantissimo, che è la lettura spirituale ed è la formazione continua della nostra coscienza. La coscienza c'è un primato, ma deve essere ben formata, cioè in base a cosa tu ispiri i tuoi criteri di giudizio. La lettura spirituale bisogna trovare tempo per dedicargli un po'. Certamente, se una persona si ascolta una catechesi online, chi si sta ascoltando questa catechesi si è sparato, insomma, quasi un'ora di catechesi. Queste catechesi tematiche sono articolate, no? Quindi chi ha il coraggio di arrivare fino alla fine, cioè, altro che lettura spirituale, insomma, no? Quindi diciamo che si spera, ecco, che una catechesi di un ministro di Dio, speriamo, insomma, che possa essere sostituta di una lettura spirituale, ma nel senso che oltre alla meditazione, che però è una preghiera, noi dobbiamo attingere continuamente, formarci continuamente, perché cioè, senza conoscenza noi non possiamo crescere. Cioè, molte cose, quante persone che cominciano a fare dei cammini si accorgono di tante cose, dicono: ma questa cosa non la sapevo, 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 ed è vero, d'accordo? Quindi io personalmente, ma tutti quanti, Papa, tutti, dedicano ogni giorno un tempo alla propria formazione spirituale. Tra l'altro, un uomo di Dio deve anche studiare, oltre che, e se lo deve trovare il tempo, d'accordo? Non dorme la notte, fa quello che gli pare, insomma. Ma cioè, un uomo di Dio, per essere sempre all'altezza, cioè, deve formarsi continuamente, a parte che deve pregare, d'accordo? Ma deve ogni giorno alimentare il proprio spirito e deve anche alimentare la propria intelligenza. E la propria competenza, deve studiare, d'accordo? Oltre che pregare e leggere oppure formarsi da fonti, insomma, attingere ad acque pure. Allora, ricapitolando, piano di vita, d'accordo? Piano di vita significa che trova il tempo durante la giornata di dedicare, ci vuole la messa, il rosario, se vuoi diventare santo, un po' di tempo di meditazione, un po' di tempo di lettura spirituale, quotidianamente.
Anche qui, quanto minimo e massimo ce li siamo detti. Il rosario, una corona bisognerebbe dirla. Il rosario intero sarebbe meglio assai per chi può. Vorrei dire una parola adesso su questo. Tre o quattro corone, chi può quattro, chi non può tre, sempre in base a quello che è concretamente possibile. È chiaro che per dire tre o quattro rosari è molto difficile che si riesca, beato a chi lo fa, a farsi venire fuori un'altra ora di tempo per fare quattro rosari. Io suggerisco generalmente i misteri del giorno, recitali magari bene, con attenzione. Per esempio, qua se tu c'è la fortuna che prima della messa c'è il rosario, quindi ce l'hai destinato. Gli altri si fanno le piccole poste, si fanno una decina alla volta, quando uno cammina, quando uno sta in macchina, quando uno sta. È chiaro che se poi diventa santo, figlio mio, se tu stai un'ora in macchina e puoi sentire la musica? Sì, sentire la musica, un po' di buona musica, non è peccato. Ma con un'ora di tempo tu ti fai tre rosari. Tre rosari. Segue per esempio anche in streaming le veglie che facciamo il sabato sera, e durante 2 ore e mezza di veglia ti fai 2 rosari meditati e 2 momenti di lettura spirituale commentati da 2 preti fino a quando avremo questa. Cioè, è chiaro che quella non è la stessa cosa trascorrere il sabato sera così, oppure che ne so, non so neanche che fanno televisione io perché non apro mai. Quindi, che faranno? Quando ero piccolo io il sabato sera c'era Raffaella Carrà, d'accordo? Oppure Raimondo Vianello, cioè uno spettacolo leggero che ti distende, per carità, però che capite, cioè. Dentro un cammino di santificazione necessariamente comincia ad assumere un grandissimo valore l'uso del tempo. Perché quando, io mi ricordo, San Cottolengo gli andavano a dire: ma io padre non c'ho tempo, ando a messa tutti i giorni. Dice: allora non c'è tempo, non c'è voglia, cattiva economia del tempo, non te lo voglio manco sentire. Perché il tempo, noi le nostre famose 24 ore ce le abbiamo. È chiaro che se tu vuoi diventare santo, allora 3 ore del tuo tempo al giorno, minimo, se vuoi diventare santo, questo è, le devi dedicare alla preghiera in senso ampio. E devi dedicare. Quindi tu campi, non c'hai 24 ore al giorno, ce n'hai 21, ok? Se vuoi diventare un po' più santo, 4, d'accordo, ore, quindi ce n'hai 20 di ore. Un prete può anche pregare 5-6 ore al giorno che non gli farebbe male, insomma, no? Però per dire, insomma, però, o un laico che non c'ha la famiglia, o un frate o un monaco, quindi d'accordo? Se non ci arrivi a 3 ore, riesci ad arrivare a 2, ripeto, situazioni concrete, circostanze concrete, cioè una persona che veramente può poco, e ricordiamoci sempre l'obolo della vedova, capite perché è importante anche un confronto diretto, perché quando una persona veramente vuole poco, perché guardate, il confronto con un padre spirituale, subito capire, perché il padre spirituale non è cretino, lo capisce se chi c'ha davanti c'ha dei problemi oggettivi o se pianta un sacco di scuse, d'accordo? Quindi che non è che non c'ha tempo, non c'ha voglia. Se non c'ha voglia, dice: figlio mio, queste cose non sono necessarie, abbassa il livello, d'accordo? Non è detto che tutti quanti devono diventare, cioè, tutti sono chiamati alla santità, ma se non te la senti non si può diventare santi per forza. Se non ci credi, cioè se non credi che questa sia una cosa importante, che vale la pena fare qualunque sacrificio per abbracciare una santità autentica, lascia perdere, capito? Accontentati di quello che ci sta, non, cioè, per scamparti dall'inferno, dice Santa Teresa, basta che osservi 10 comandamenti, vai a messa la domenica, fai la comunione e fai una vita più così. Cioè, insieme alla coscienza, ricordiamo sempre che c'è la libertà. Durante la giornata, poi ci sono. Imparare le altre piccole tecniche di combattimento, si lanciano gli SMS al nostro Signore, quindi le comunioni spirituali, ejaculatorie o altre cose che vedremo poi più avanti, perché non è finita ancora il ciclo di catechesi. Dobbiamo vedere adesso la santificazione, l'abbiamo abbastanza. Poi dobbiamo vedere la liberazione dal male, quindi come si usano le benedizioni sacramentali, eccetera, eccetera. E
perché dobbiamo anche rafforzare le difese immunitarie, non soltanto contro il Covid, rafforzate le misure immunitarie, che è la cosa più importante, contro il Covid, ma anche contro il male malefico, e questo si farà, lo vedremo forse la prossima volta, attraverso imparare ad usare benedizioni, sacramenti, segni di croce, i sacramentali della Chiesa, lo vedremo la prossima volta. E poi arriveremo alla vita di cielo. La vita di cielo, però, attenzione, che quello che ci siamo detti oggi è la piattaforma per uno step ulteriore, d'accordo? Una cosa alla volta. L'ora è scaduta, mettiamoci punto e ci aggiorniamo la prossima volta. Per oggi può bastare. Teniamo presente queste cose. Piano di vita, abbiamo capito cosa dobbiamo inserirci. Buona santità a tutti quelli che desiderano investirci e che credono che santità è uguale a autentica felicità. Ci vediamo, se Dio vuole, la prossima volta. Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. A presto.